Buonasera, dovete perdonarmi se apro questa edizione del Gioco del Mondo dicendo una banalità, e cioè che il tempo vola. Però il fatto è che preparandomi per questa intervista ho scoperto che il nostro ospite ha già 70 anni. A me sembra ieri che ci faceva ridere con i suoi tormentoni, ma lui continua anche oggi a farci ridere, e questo è il più bel regalo che un artista possa fare. E allora colleghiamoci con Calogero. Augusto, no, Calogero, Alessandro Augusto Calà, in arte Jerry Calà. Ci sono quasi riuscito. È quasi un endecasillabo. Calogero Calogero Alessandro Augusto Calà. Un endecasillabo preciso. Ma allora siamo collegati. meglio che mi chiami Jerry, però. Ecco, Jerry, che ovviamente ci rimanda un altro grande artista, Jerry Lewis, che insomma abbiamo adorato. Ma qual è la credenza che hai alle spalle? Dov'è? In quale casa? Verona, Milano, Roma? Dove ti trovi? Mi trovo in questo momento a Roma. Mi trovo a Roma perché sono capitate insieme alla vostra trasmissione, mi sono capitate altre due partecipazioni. Stasera sarò ospite di un nuovo programma di Rai 2 e poi domani farò un'apparizione dalla mia amica Mara Veniera, Domenica In, e quindi mi trovo nella mia casa di Roma. Sì, amica nonché ex moglie Mara Veniera. Ma Jerry, a 70 anni hai ancora voglia di stare sulla breccia, di fare robe, di andare a trasmissioni, di... bisogna lavorare. Diciamo che il nostro lavoro non finisce mai, insomma, finché hai l'entusiasmo di farlo, si fa. Io ho festeggiato quest'estate i miei 70 anni e i miei 50 anni di carriera. E li ho festeggiati, devo dire, alla grande, al meglio, con un grande spettacolo all'Arena di Verona, che è andato subito esaurito, e con un sacco di miei amici ospiti illustri che hanno accompagnato un po' la mia vita e la mia carriera. È stata una serata, il 20 luglio all'Arena di Verona, veramente bella, che è stato il coronamento di una carriera, ma non per questo una carriera deve fermarsi. La mia carriera va avanti con altri progetti, con i miei spettacoli in giro per l'Italia, con presto un nuovo film, e quindi avanti tutta. E noi dobbiamo andare avanti tutta, e lo faremo con la pedina del matto. Perché hai scelto questa pedina oggi? Perché per fare questo lavoro, insomma, un po' matti bisogna essere, perché è il lavoro più insicuro del mondo. No, cioè non è un lavoro certo di quelli in cui ti puoi sedere, no? Non è come avere un posto fisso, voglio dire, che ti fa vivere con l'animo tranquillo. È un lavoro che di volta in volta può andare in su, può andare in giù, e quindi per affrontarlo bisogna essere senz'altro un po' matti. Noi dobbiamo non in su né in giù, ma andare avanti con la pedina. Lancio io il dado, che è un'operazione che dovrebbe di solito fare l'ospite, ma visto che tu non sei lì e non hai un dado fra le mani, dai, lo lancio io. Ho fatto 4 e vediamo se ti piace la casella dove andiamo a finire. 1, 2, 3, 4. Siamo arrivati sulla casella delle vittorie. Allora, io volevo farti una domanda sulle vittorie, che a me fa pensare al successo che hai avuto e continui ad avere. Ma per un figlio di un emigrante siciliano, possiamo dirlo, che
Certo. L'emigrazione, diciamo che è sempre stata nella storia italiana, ma non solo, anche una storia di sofferenza. Venivano chiamati i terroni, no? I meridionali che andavano a Milano. E poi addirittura in certe case c'era il cartello, qui non si affitta ai meridionali. Un'emigrazione spesso operaia. Tu da meridionale figlio di immigrati, ecco, cosa significa? Io li ho visti quei cartelli. Li ho visti quei cartelli da bambino, avevo 5-6 anni, ma me li ricordo. Sì, mi ricordo anche le risate dei miei compagni di scuola quando facevano l'appello, Calacalogero, tutti ridevano, io non avevo il coraggio di dire presente, capito? E tante volte mi segnavano assente perché per la mia non volevo farvi capire che ero io, capito? E quindi è una cosa che ho toccato con mano, però che ho sempre affrontato sin da bambino con grande forza, perché mi ricordo di aver vinto a scuola un premio tipo l'Ambrogino d'Oro, una cosa così. Ho vinto un premio perché ho finito un mio tema all'elementare dicendo: io mi chiamo Calogero, sono siciliano e me ne vanto, e lì mi hanno premiato. Ma quindi il successo per te, penso anche nella tua famiglia, ha rappresentato, non dico una vendetta, ma comunque un punto di orgoglio per questa storia di migrazione? Beh, all'inizio, cioè, per quanto riguarda il mio successo, no, perché voglio dire, poi le cose sono cambiate, poi specialmente Milano era una città che tra le più accoglienti. Poi io mi sono trasferito a Verona e ho avuto veramente un'adolescenza meravigliosa. Ho avuto un'adolescenza meravigliosa dove voglio dire, ho trovato una città che mi ha fatto vivere e mi ha fatto soprattutto conoscere gli altri miei amici dei Gatti di Vicolo Miracoli. Li vedete lì sopra? Sì, alle tue spalle si vedono. Esatto. Smaila, Oppini. Esatto, quindi mi ha fatto conoscere a scuola questi miei amici. Ecco, diciamo che la vittoria l'abbiamo avuta insieme con i miei quattro amici, perché a scuola non ci credeva nessuno, anzi ci martellavano perché dicevano che ci facevamo distrarre da questi nostri sogni artistici, e alla fine, quando abbiamo avuto successo, siamo andati davanti ai cancelli del liceo a fare qualche spernacchio, insomma. Certo, ma la risata è un modo per disinnescare la sofferenza che magari avevi provato, perché penso che non era facile comunque essere deriso dai compagni in quanto meridionale. Il fatto di ridere e riderci, perché poi tu hai assunto anche degli stilemi un po' milanesi, per esempio il tuo tormentone Ocio è una cosa un po' milanese, sì. Comunque. Ti sei mimetizzato, sì, ridendo. Ma non mimetizzato, io ci sono cresciuto, perché voglio dire, sono arrivato a Milano che avevo 3 anni, 4 anni, per cui praticamente la mia matrice è siciliana ed è rimasta sempre fortemente siciliana, però il mio linguaggio e la mia cultura, insomma, di vita è diventata senz'altro lombardo-veneta, ecco, perché poi a 11 anni ci siamo trasferiti a Verona perché mio padre faceva un lavoro per cui veniva continuamente trasferito. Allora noi dobbiamo trasferirci invece dalla casella delle vittorie sempre con il dado. Adesso vediamo dove andiamo, Facciamo un 2 e guarda un po' dove finisco. Abbiamo già parlato di lavoro, rieccoci con la casella sul lavoro.
Jerry Calà, ci vuoi portare per esempio su un set dei fratelli Vanzina? Perché noi abbiamo avuto ospite Enrico Vanzina e devo dire che ci ha toccato molto l'umanità che lui ha, sceneggiatore, fratello Carlo, regista. Alla fine su questa comicità della commedia anni Ottanta, che alcuni hanno un po' sottovalutato probabilmente, che aria si respirava, che clima culturale si respirava su quei film della commedia italiana anni Ottanta, al quale tu sei stato un grande protagonista? Beh, mentre la facevamo si respirava da parte della critica, si respirava un po' di sufficienza, come se fossero dei filmetti. Ecco, qui andrebbe di nuovo bene la casella della vittoria, perché poi alla fine negli anni abbiamo vinto noi, perché i nostri film che abbiamo girato con Carlo ed Enrico Vanzina sono diventati addirittura dei cult. Vacanze di Natale anni fa è stato premiato al Festival di Venezia come un grande cult degli anni Ottanta. E Sapore di Mare è stato restaurato da grandi intellettuali. La mia scena di Sapore finale di Sapore di Mare è entrata a far parte, dicono, di una delle più belle scene della commedia italiana. Quindi qui c'è stata veramente una bella revenge nei confronti di quelli che, insomma, mentre nel momento in cui facevamo questi film ci denigravano un po', insomma. Certo, poi ci sono stati anche Yuppies, un altro grande film di successo, Yuppies, che poi ha disegnato, certo. E tu sei diventato un po', no, negli anni Ottanta il rappresentante di una gioventù un po' cialtrona, che però voleva partecipare al divertimento e al banchetto di un'Italia in espansione e in fiducia. Quindi c'è chi ha detto che per capire l'Italia bisogna sì leggere Manzoni, ma anche leggere le sceneggiature di Vanzina. Ma voi avevate coscienza di esattamente questo? No, in quel momento non avevamo coscienza, però forse loro, i fratelli Vanzina, ce l'avevano, perché vedi, a differenza degli altri sceneggiatori romani che vivevano negli attici raccontandosi storie in quel periodo, i fratelli Vanzina invece andavano in giro, da Roma si spostavano, andavano a Milano, andavano a Cortina, andavano a Forte dei Barbi, e quindi avevano assorbito un po' delle culture e dei modi di vivere, degli ambienti sociali diversi, e avevano capito che era il momento di uscire un po' da Roma e far vedere anche il resto dell'Italia, no? Certo, poi penso che... E quello è stato il loro grande e il nostro grande successo. Sì, insomma. Poi vi potevate rifare tranquillamente anche coi successi e gli incassi al botteghino. Lascio il lavoro, Jerry Calà, con il dado. Allora, sì. Ci sono altre caselle, dai, vediamo questa volta dove finiamo. Faccio uno e vado sul Nido d'Amore. Allora, com'è composto il Nido d'Amore di Jerry Calà? Chi c'è nel suo Nido d'Amore? Bene, il mio Nido d'Amore, finalmente, insomma, dopo aver avuto appunto in quegli anni un nido molto grande, dove voglio dire, passavano un sacco di storie. Naturalmente uno era un ragazzo e quindi, insomma, si divertiva come un po' per tutti. Invece poi a 50 anni ho messo la testa a posto e ho trovato la compagna della mia vita, Bettina, che mi ha dato la gioia più grande, questo meraviglioso ragazzo che ho, che si chiama Johnny, e adesso il mio nido d'amore è ristretto
è bello, è accogliente. Caldo. Sì. Non sono bello, piaccio, questo era un tuo slogan, no, per evocare gli anni d'oro. Poi hai messo la testa a posto con Johnny, tuo figlio, 19 anni, che vuole fare la carriera del cinema. Non hai paura che tuo figlio subisca un po' l'ombra del padre famoso? No, a parte che mio figlio adesso si è iscritto al DAMS, che è una facoltà italiana. Della Università Cattolica, proprio dove si studia arte e spettacolo, e lui scrive molto bene, quindi vuole fare lo sceneggiatore, il regista, è bravo anche come attore, ma gli interessa più quello che sta dietro. E poi no, perché lui è cresciuto nel mio ambiente, con i miei amici, sa tutto, quindi secondo me è pronto ad affrontare questo tipo di lavoro. E poi io, finché potrò, insomma, gli starò sempre vicino. Tu hai detto che si dedicherà alla scrittura, alla sceneggiatura, però anche Jerry Calà scrive. Io ho in mente due titoli. Uno è Vita da libidine, che è una tua autobiografia, ma più recentemente tu hai pubblicato un libro intitolato La Lava d'Ora, che mi risulta un libro tributo a Cuba, fra miseria e nobiltà. Eccoci. È un romanzo, perché l'hai scritto? È un romanzo, sì, mi sono avventurato in un primo romanzo, ma guarda, perché era una storia che avevo nel cuore da tantissimi anni, proprio da metà degli anni 90, quando avevo fatto un viaggio appunto con il mio coautore Gino Capone a Cuba, dove eravamo stati invitati con un nostro film, Ragazzi della Notte, a questo festival del cinema latinoamericano. In quell'occasione abbiamo conosciuto questo mondo pazzesco, pieno di contraddizioni, ma pieno di cultura, soprattutto di dignità, appunto, perché nella loro miseria, nel loro avere niente, hanno una grande nobiltà, ecco. E quindi avevamo scritto una storia che doveva essere un film. Poi allora, per vari motivi, insomma, è stato un po' difficoltoso realizzare il film. E c'era rimasta nel cassetto questa storia che, durante il lockdown, quando abbiamo visto che gli infermieri, i dottori cubani, con tutti i problemi che hanno loro adesso lì, avevano loro privi di turismo, quindi ancora più poveri, hanno avuto il cuore di venire in Italia ad aiutarci. Abbiamo detto: tiriamo fuori quella bellissima storia e facciamo un omaggio a questa isla bonita, meravigliosa. Il libro è una storia d'amore, ma soprattutto è una storia del viaggio, e di come un viaggio può cambiare prospettiva nel suo svolgimento, perché questo ragazzotto che negli anni 90 avrei dovuto essere io come protagonista, parte baldanzoso, pensando di andarsi a divertire fra musiche, danze, bellissime donne cubane, e invece trova l'amore, ma l'amore è vero, per questa ragazza che lui incontra, lo porta dentro proprio l'anima dell'isola e lo sconvolge. E fra i due c'è un terzo incomodo, che è la lavadora, cioè la lavatrice, che per noi è un oggetto assolutamente comune, ma allora, negli anni 90, per una ragazza cubana, uno status symbol, certo. E quindi adesso non vado avanti. Jerry, prenotatevi il libro su Amazon, non leggetevelo, ma non devi spoilerarcelo, anche perché poi magari diventerà poi un film, e quindi non raccontarci come va a finire. No, assolutamente. Io dico che, leggendo questo libro da casa, vi farete un grande viaggio in questa isola, perché è descritto. Intorno alla storia c'è una descrizione di Cuba, sia
geografica, di ambiente, ma anche social-politica molto, molto accurata. Un Basta, viaggio, la Lavadora. la Lavadora, un viaggio fra miseria e nobiltà. Lo vedremo chissà, forse anche al cinema. Intanto il nostro piccolo viaggio continua. Lancio il dado, Jerry, mentre ho visto che hai perso un Recuperata, auricolare. L'hai perso, recuperata. l'hai recuperato. Faccio 4, 1, 2, 3, 4 e andiamo sui sogni. Jerry Calà, i sogni. Allora, prima di interpellarti su questa casella, quella relativa ai sogni, io voglio che il pubblico a casa senta qualcosa. Sicuramente tu riconoscerai di che cosa si tratta. Voglio comandare un giorno all'ONU e col potere voglio fare uscire Bergamo dal Mac. Voglio avere un jumbo personale che mi porti di corsa a far pipì. Coro! Ecco, ecco, Jerry Calà, questo è uno dei grandi tormentoni che ha segnato la tua carriera. In questa canzone venivano espressi tantissimi sogni. Voglio questo, voglio un quadrifoglio sul mio prato di moquette, voglio il conto in banca dei Bee Gees, voglio... E insomma, è incredibile. Domanda, ma adesso che hai fatto 70 anni, che è un po' un bilancio della tua prima parte della tua vita, lo puoi fare? I sogni che volevi realizzare, li hai realizzati? E come si sono trasformati oggi che hai 70 anni? Beh, devo dire che ho avuto la fortuna di realizzarne tanti, appunto, certo da quando ero un ragazzino che guardavo i manifesti dei film, sognando, il mio nome sopra il titolo di un film, a quando poi l'ho visto. Veramente, quando ho fatto il mio primo film da protagonista, Jerry Calà, in Vado a vivere da solo, insomma, quello è stato il primo grande sogno realizzato. Poi ce ne sono stati tanti altri, e ultimo quello di esibirmi all'Arena di Verona, che è la città dove sono cresciuto e dove io andavo a chiedere gli autografi fuori dall'arena quando c'era il Cantagiro, quando c'era il Festival Bar, hai capito? Per cui, insomma, tanti sogni li ho realizzati, però anche a 70 anni tanti sogni si hanno ancora, e quindi io ce ne ho, c'ho il cassetto ancora abbastanza rifornito di sogni, e via via speriamo che si possano avverare. Comunque, il mio sogno adesso più essere che essere rivolto a me, è rivolto a Johnny. Spero che abbia uno splendido futuro. Vediamo nel prossimissimo futuro dove andiamo. Faccio un 5 questa volta, 1, 2, 3, 4, 5. Siamo sulla stazione ferroviaria, vabbè, che è ovviamente un simbolo dell'emigrazione, lo sappiamo, però il treno di Jerry Calà continua a correre e adesso ti sei riproposto come un artista anche a 360 gradi che ripesca sì dal suo repertorio certi monologhi, certe gag, ma prendi anche la chitarra elettrica e ti esibisci nelle piazze, nei teatri. Ecco, che viaggio è Certo. questo nuovo? Perché hai deciso di lasciare, non di lasciare, ma di integrare alla recitazione anche tutte altre forme espressive adesso? Sì, beh, ormai è già un po' che lo faccio. Guarda, dopo la rottura coi gatti, mi era rimasto sempre un po' il complesso di andare su un palco da solo, perché ero abituato ad avere delle magnifiche spalle e compagni di spettacolo. Quindi, come mi voltavo, c'era un amico che mi dava una battuta o che me la... Insomma,
ci si integrava, quindi non ero mai solo. E invece poi, quando hanno incominciato a propormi di fare delle cose da solo, in teatro o nei club, ovunque si faccia spettacolo, ho per anni avuto questo grande timore di esibirmi da solo. Che poi un giorno mi sono buttato, ho detto: ma io devo vincere questa paura, e devo dire che questo mi ha portato, dopo una nuova gavetta come entertainer solista, a riuscire a tenere 2 ore il pubblico in teatro da solo, con dietro naturalmente la mia fedele orchestra, monologando, cantando, raccontando storie, aneddoti. Insomma, Jerry Calà, il destino è quello di far ridere, ma la domanda è: come si può produrre, fare, scrivere, interpretare la comicità quando nella vita ci sono anche momenti di difficoltà? Come si va su un palcoscenico a far ridere, a dover portare buon umore, se magari non si è nel mood o si è vissuto qualcosa di complicato affettivamente, umanamente? Ah, the show must go on, cioè anzi, nei periodi più difficili bisogna cercare di tirare su il morale alla gente. Per esempio, io sono felicissimo perché nel lockdown che c'è stato qui da noi, nel primo lockdown l'anno scorso, molto forte, hanno fatto sulla televisione, qua in Italia, hanno fatto un sacco di miei film, ogni giorno ne facevano i film, e poi sui social c'erano appunto i fan che mi dicevano: guarda, siamo tutti chiusi in casa, meno male che ci sono i tuoi film, che almeno ci facciamo 4 risate. Quindi insomma, quello mi ha fatto piacere, no? Se no il comico sembra che sia così un essere inutile, invece è utilissimo. Abbiamo avuto noi comici in questo periodo anche una funzione sociale, quella di tirar su il morale alla gente, una funzione che sempre terapeutica, direi, però anche adesso mi allungo un attimo, forse vado lungo, dicendo anche un po' sociologica e storica, perché rivedere quella società che veniva raccontata era una società, la classica un po' borghesia media, no? E che aveva l'obiettivo di prendere un ascensore sociale, di lasciare il suo status di middle class, magari diventando anche meschino, certo, con il proprio simile, schiacciandolo per tentare di vendersi più di quello, di quello che era. Come no? Lo dicevano anche i latini: castiga ridendo mores, hai capito? Cioè, dagli addosso al costume, al mal costume, ridendo. Ma tu ti sei mai infilato, facendo ridere, Jerry, tu ti sei mai infilato in un cinema, magari con il cappello, il bavero alto, per non farti riconoscere, no? Per vedere le reazioni del pubblico, che in realtà sullo schermo vedeva se stesso. Come no, ma agli inizi, specialmente nei primi anni in cui sono passato al cinema, andavo sempre infagottato a sentire le reazioni dei film. Ed ero sempre stupito, perché a volte tu, mentre giri il film, pensi che una battuta faccia molto ridere, magari un'altra no. Invece a volte scoprivo che la gente rideva per delle cose che io non prevedevo. Quindi è utilissimo andare a vedere il pubblico come reagisce veramente mentre guarda un film, insomma, ecco. In teatro invece è diverso, perché in teatro lo fai proprio no, capisci l'umore del pubblico, e quindi ti imponi una direzione e capisci se la battuta funziona, se non funziona, proprio c'è un rapporto speciale col pubblico, mentre invece
mentre giri un film non sai assolutamente come reagirà il pubblico, lo puoi immaginare ma pubblico, non sempre certo. corrisponde. Pubblico che poi nella comicità è molto regionalizzato, c'è la comicità milanese, c'è quella genovese, c'è quella toscana, napoletana, siciliana, eccetera, eccetera. E poi c'è la comicità americana. Io vorrei chiudere questo nostro incontro con un'immagine che è la copertina di TV Sorrisi e Canzoni, dove si vede Jerry Calà, alle sue spalle Woody Allen. Ecco, chiudiamo con questa immagine, se... Eccoci qua che arriva, vediamo i gatti di Vicolo e Miracoli con Jerry Calà alle sue spalle, Woody Allen. Questa foto da dove salta fuori? Beh, salta fuori da un grande coraggio che abbiamo avuto noi di scrivere a Woody Allen, perché era il nostro, un nostro mito, no? Con il suo umorismo al quale noi ci sentivamo molto, molto vicini. Abbiamo scritto... mai sperando che lui ci rispondesse, invece lui ci ha risposto, si è andato a vedere anche tutte le cose che noi avevamo fatto sia in televisione che al cinema e ci ha invitato a New York, invitato a nostre spese lui ha l'umorismo ebraico, il newyorkese, quindi col braccino un po' tirato, però, però insomma ci ha ci ha invitato, l'abbiamo conosciuto, siamo andati a vederlo suonare in questo club ogni lunedì e poi lui ci ha dato una sua commedia con la quale dovevamo debuttare al Festival di Spoleto, che è un festival di teatro molto prestigioso in Italia. Poi invece si sono intromesse figure che... come spesso avviene, noi eravamo nel mezzo e a un certo punto lui insomma si è ci ha regalato la commedia, però e vabbè, beh. Chissà Jerry Calà, come si dice in newyorkese, libidine, doppia libidine coi fiocchi, come si dice in inglese libido? Libidus non lo so. Va bene, grazie Jerry Calà per essere stato... Libidus, esatto. Dopo Libidus. Grazie Jerry Calà, grazie per essere stato in nostra grazie compagnia. Grazie, grazie. E mi raccomando, la lavadora. La lavadora, ciao. La lavatrice. Ciao, ciao Jerry, grazie. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo fra una settimana con il Gioco del Mondo. Buona serata.